just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Grazie per questo regalo. Grazie a te. E buon Natale. Buon Natale, grazie.
Qui al forum e a tutti voi a casa. La vigilia di Natale è da sempre un momento magico e noi questa sera siamo qui per farvi compagnia insieme a tanti amici e festeggiare insieme. Siamo tutti connessi, siamo una famiglia e una famiglia resta unita non solo sotto un albero di Natale, ma anche tutti gli altri giorni. Eh sì. Oggi più che mai sento che dobbiamo tornare a unirci alla terra, al nostro pianeta, alla nostra casa, proteggendola e amandola. Abbiamo così tanto da imparare dalla natura, dagli animali, da tutti gli esseri viventi. Eh sì. Vorrei chiedervi di unirvi a me, immaginando un futuro migliore per tutti, chiudendo gli occhi. Possiamo costruirlo insieme, possiamo, ma dobbiamo iniziare qui e ora. Vi chiedo di farmi un piccolo regalo, ma non è un regalo che fate solo a me, lo fate anche a voi stessi e soprattutto a tutti i vostri cari, ai più piccoli in particolare, un simbolo di speranza. Mandate un SMS al numero che vedete qui sotto, 45590, un semplice gesto che però ne fa fare uno più grande. Pianterete un albero simbolo di vita. Ma adesso diamo inizio a questo Intimate Christmas e buon Natale anche a te.
avrei cura di tutto quello che ti ho dato. Dimmi, siamo nella stessa lacrima, come un sole e una sera. Sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni. Ascoltami. Sarà come
difficile lasciarti al mondo e tenere un pezzetto per me. E nel bel mezzo del tuo giro tondo non poterti proteggere sarà difficile, ma sarà fin troppo semplice mentre tu ti giri e continui a ridere. Amato tu, andrai a modo tu, camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo. Luciano, grazie di questo regalo, grazie per essere qui. Grazie tante a te per l'invito. Wow, e adesso cantiamo, non possiamo lasciarci così, cantiamo ancora una canzone però. Abbiamo avuto giorni strani e giorni molto più normali, ci siamo presi tutto il tempo che c'era, che c'è, su due binari paralleli tenuti dalle traversine, ci siamo sentiti meno soli, davvero io e te. Quando ci siamo fatti male, ci siamo fatti male insieme, due solitudini in comune e andare io e te. Sei tu, ci sono stati mal di testa, la legge fatta adesso basta, ma siamo ancora al nostro posto e il posto è qui, qui dove siamo pronti a tutto, l'amore che fa ancora effetto, svegliarci nello stesso letto, perfetto. Così tu guarda la combinazione, siamo combinati proprio bene, il sole con il temporale e andare io e te. Conti ancora le stelle, canti ancora di Andrea,
buone feste e soprattutto buon anno. Serve un anno veramente buono. Grazie. Speriamo, tante. Grazie. Ciao, ciao. Buon Natale anche a te, Luciano, grazie. Wow. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list. He's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you. Facciamo un applauso al coro Artemia che ci accompagnerà in qualche brano. Scusate, ho appena visto una renna gigante. Oddio, ma sei Rudolph? Sei venuto qui per me? E io sono molto posso tenerti la mano un attimo, Rudolph? Ciao Rudolf, è bello averti qui. Ok, adesso mi raccomando, se dai, questa qua la sapete, quindi la cantiamo, perché siamo venuti per cantare, no? Tu
E adesso andiamo avanti ancora per una piccola incursione di qualche renna sparsa. Vediamo, maestro. The weather outside is frightful, but the fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I hate going out in a storm. Grazie Elisa. Ma grazie a te di essere grazie qui. Grazie di avermi invitato. Io poi lo sai, sono un tuo fan, ti seguo da tempo immemore, da quando ti hai cominciato Come Saprei e via, tutto La Solitudine, tutte quelle bellissime canzoni che hai fatto. Io ti seguo da lì, ho seguito il tuo percorso. Bene. Allora, come vedi, ci siamo mischiati bene musicalmente. A sì, questo punto io farei una canzone insieme a Elisa. Che ne pensate? Un bel pezzo che possiamo fare? Un pezzo natalizio, un pezzo natalizio. Che possiamo fare? Possiamo fare, che ne so, come si chiama? Last Christmas. Last Christmas. No, però l'abbiamo fatta all'inizio, quella la prima proprio che abbiamo fatto. Allora facciamo White Christmas. E White Christmas è quella che abbiamo fatto con Andrea Bocelli da casa sua, che adesso lui è in American Tour, allora abbiamo fatto da lì all'inizio del concerto. Quindi Christmas l'avete esauriti, via. Un po' sì, adesso abbiamo allora fatto. Facciamo Vamos a la Playa. Vamos a la Playa, però è un po' fuori tempo. Sì, fuori però mi hanno detto i Righella che l'hanno scritto per Natale quel pezzo lì, quindi si può fare quel pezzo lì, che ne dici? Ma secondo me è meglio. Forse la musica no. È meglio di no. Allora faccio una cosa, forse il pubblico gradisce di più un mio monologo sul Natale, una venticinquina di minuti. Ma un po' lunghetto, un po' tanto, 25. Allora, asciugato. Ora, quindi, te secondo te, mai fatto venire fino a Milano per fare 7-8 volte Lady Snow? Scusa, No. Tanto solo tre l'abbiamo fatta, tre volte. Vabbè, ma insomma. Però, no, io ti ho chiamato perché c'è una lettera da qualcuno di veramente importante che vorrei che tu leggessi qui, per questo che ti ho chiamato. Per leggere. Cioè, te mi hai chiamato? Sì, sì. Fine qua? Sì. Per leggere una lettera? Sì, perché... Perché ti sei scordata gli occhiali a casa?
No, e perché la devo leggere io? È importantissima, vorrei che la leggessi tu. Insomma. Vuoi che io legga una lettera? Sì, sì, certo. Va bene, dai, datemi un leggio, vi leggo questa lettera. Ma qua, sai, funziona un po' che uno se le va a prendere le cose, siamo rimasti un po', sai... Cioè mi tocca che andiamo a pigliare il leggio? Guarda, ce n'è uno laggiù, lo ma li tratti tutti così gli ospiti? Ma sono impegnati i ragazzi tocca adesso. Tocca andare a pigliare il leggio, mi tocca fare tutto a me, maestro, stasera. E lo vedo da qui? Se volete da una spazzatina poi quando chiudete. Ragazzi, va bene, allora, leggio. Dopo ti scambiano per Morandi. Sì, esatto. Ora, c'ha qualche annetto in più, ma insomma. Allora, ecco, così. Lo metto qua, perfetto. Va bene? Io... Okay, guarda, la qui ho la lettera qui perché... Me la devo aprire da me, naturalmente. Certo, per forza. Ma... No, io leggo sempre le lettere con leggio. Sempre, sono abituato. Io quando sento suonare il postino, tiro fuori il leggio, la prima cosa. Subito. Tutto raccomandate, bollette. Guarda, sei senza stata... leggio, niente. Io non fo nulla, io esco con il leggio da casa. Ti volevo dire una cosa, gli occhiali... Sistemiamo. Gli occhiali, meno male che li ho portati, hai avuto fortuna. Sì, perché no. Hai avuto fortuna, va bene, va bene. Meno male. Anche, perfetto. Vai. Io mi metto qui, vai. Ascolto, ecco. Bello questo silenzio, è bello, è bello, è bello. Grazie. Gli occhiali li metto per bellezza, non mi servirebbero neanche. Caro Babbo Natale, nonostante la mia veneranda età, questa è la prima volta che ti scrivo. La mia è una storia un po' particolare. Sono una madre e come tante madri sono preoccupata per i miei figli, per uno in particolare. Perché in realtà i primi due non mi hanno mai dato tanti problemi. Sono andati sempre d'amore e d'accordo, quasi come Michael Bublé col Natale. Ma con il terzo, babbo mio, sono solo pensieri. Per carità, lo sappiamo come sono questi ragazzi. Appena iniziano a crescere diventano arroganti e ribelli. E pensare che da piccino invece era generoso e si prendeva cura di tutti. Ma ora è irriconoscibile e sta passando ogni limite, anche con noi. Alla sorella natura manca di rispetto, dalla mattina alla sera. Al fratello regno animale ne combina di tutti i colori, pensa che non fa altro che chiuderlo in gabbia. Con me non ti dico mai un'attenzione per la mia salute, il disinteresse più assoluto. E poi è irresponsabile, inquina senza ritegno, getta plastica in mare, spreca il cibo. Io non so più dove sbattere la testa. Che educazione darà ai suoi figli? Per questo, da madre a babbo, quest'anno ti chiederei un regalo un po' speciale per questo mio figlio, per l'essere umano. Ti prego, fagli trovare sotto l'albero un po' di gentilezza, di rispetto, di amor proprio, perché ne ha tanto. Tanto bisogno. Firmato Madre Terra. C'è un po' scritto. PS. Immagino che ti starai chiedendo sotto quale albero lasciare i regali, visto che ne ho fatti parecchi, praticamente tutti quelli che sono sul pianeta. Scegline uno qualsiasi, però sbrigati prima che spariscano. Io direi, Elisa, che questa lettera che tu mi hai fatto leggere, io ti ringrazio di averlo fatto, di avermelo chiesto, riguarda tutti, quindi facciamo subito qualcosa, mandiamo un sms al 45590, vi prego, anche voi che siete tanti qua stasera, fatelo, perché se, immaginate, adesso mandate un messaggio e vi trasformaste tutti in un albero, qui stasera ci sarebbe un bosco meraviglioso. E visto che siamo a Milano, sarebbe un bosco verticale, qui tanto per chiudere in bellezza. Buon Natale a tutti! Grazie, grazie Giorgio, Elisa. Grazie. Questo grazie. Me lo riporto via, Se vuoi buona adesso... serata, ciao! Niente, lo porta lui fino alla fine. Grazie. Grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie Giorgio Panariello. Grazie. Grazie. Beh,
È un messaggio vero, sapete quanto credo in tutto questo, ed è insomma un piccolo seme, un piccolo simbolo. In realtà possiamo fare veramente tanto, in tutte le nostre giornate, nella nostra quotidianità. Abbiamo in mano tante piccole scelte che però sono come gocce in un oceano che unite fanno veramente tanto. E mi fermo qui, torniamo alla musica. Cantate con me. Tienimi su quando sto per cadere, tu sediti qui, parlami ancora se non ho parole, io non te lo chiedo mai, ma portami al mare a ballare, non ti fidare, sai quando ti dico che va tutto bene così, e perdonami se sono forte sì, e se poi sono anche fragile. Non serve niente di particolare, solo tornare a pensare che tutto è bello e speciale. Non si dice mai, ma voglio impegnarmi a salvare un pezzo di cuore. Io non vivo senza sogni, ma tu sai che è così. E perdonami se sono forte, sì, e se poi sono anche fragile. So vedere, sai che non mi piace dare un limite, un nome alle cose, lo trovi pericoloso, non sai come prendermi, mi dici, ma non so se ti credo, senza tutta questa fretta mi ameresti davvero, mi cercheresti davvero, quella forte sì, però anche quella. Portati anche gli occhi e il cuore, io so disobbedire, questo lo sai bene, e piangiamo insieme che non piangi mai. Dove possiamo arrivare, e ridiamo insieme che ridiamo sempre, 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 ma non basta mai.
cercami il cuore, non perderti nei suoi riflessi. Non mi contare niente, sorriderò se ti accorgi di me tra la gente. Pensi che è importante, pensa per te in ogni posto, in ogni istante, parla di sempre. Che si perde, poi si ritrova. E come balla quando si accorge che sei lì a guardarla. Non mi portare niente, mi basta fermare. Tutti quelli che sono lì, il regalo me l'hai fatto tu, perché io non potevo non esserci, ti voglio troppo bene quando ti ho detto scusa, io non posso accogliere l'invito in persona, ma ti prego organizziamo qualcosa, io dovevo esserci, che bello, grazie! grazie a te Tiziano, wow, sei stata una serata bellissima e averti qui con noi è l'ennesimo regalo veramente speciale, adesso però mi viene difficile andare via così, dobbiamo fare ancora una cosa insieme, eh? Dobbiamo cantare ancora una canzone insieme, una cosa speciale, una cosa che non si aspetta nessuno, non ti viene in mente niente? Guarda, se c'è una cosa che mi intenerisce, che tanti nostri fan hanno già guardato e consumato su YouTube, è una performance di 22 anni fa, la gente non lo sa ma ci siamo conosciuti
al Vaticano proprio durante il concerto di Natale, perché un cantante non si presentò e rimase da cantare questa canzone in diretta la sera stessa. Sì, e mi chiesero di cantare questa canzone, io tremavo, il mio disco era uscito un mese prima, avevo appena conosciuto Elisa, quell'energia c'era, ti ho acchiappato, ti ho detto ti prego la canti con me, sì. Ci siamo chiusi in camerino, l'abbiamo studiata e l'abbiamo cantata per la prima volta, per me è diventato un classico, quindi wow. Ci di rifarla dopo 20 anni. Dopo 20 anni, oh. Sì, direi di sì, direi di sì. Direi di sì, assolutamente sì, Tiziano, è assolutamente, facciamoci gli auguri di Buon Natale così. E poi questa canzone, Happy Christmas, War is Over, è una canzone che anche purtroppo è un tema sempre ancora tragicamente attuale, quello della guerra. Quindi dobbiamo lanciare un messaggio di pace, di speranza, un cessate il fuoco ancora fortissimo. Quindi direi che è tempo di cantare Merry Christmas, vuoi dire? Direi anch'io. Grazie Tiziano. Anche voi, cantiamola tutti insieme, ragazzi. And so this is Christmas. And what have you done? Another year is over, and the new one just begun. And so this is Christmas. So this is Christmas. I hope you have fun. Buon Natale da tutti noi qui.
Un applauso gigante a Tiziano Ferro che è stato con ti noi. Ti voglio bene, ti voglio troppo bene. Meriti questo, meriti di più. Tu sei Natale oggi per noi. Lo sai quanto ti voglio bene, Lisa, ma voglio bene soprattutto a tutte le persone che ti stanno sostenendo, perché questa è la cosa giusta da fare. Siete nel posto giusto. Buon Natale! Buon Natale, Tiziano! Baci e abbracci da tutti noi qui. Facciamoci sentire! Buon anno e buon Natale a tutti, Elisa. Ti voglio bene. A te. Ciao. Ancora. Ciao Tiziano, grazie. Renne mie. Of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, Jimmy, jingle bell tea. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Once in seven lifetimes. Jim, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingle. That's the jingle bell rock. Summer's Day. L'inglese dici? Ma vabbè, ma siamo a canale 5, non ti preoccupare tu. Ma mi avevate detto sì, lo parliamo benissimo, nessun problema. Sì, allora, vabbè, ma a canale 5 basta che dici Jingle Bell Rock, il resto, anche se è fatto così un po' alla Carlona, non va niente, non se ne accorge nessuno. Come stai, Elisa? Elisa! Bene, bene, Elisa! Sto bene, sto molto bene. Allora. Come state voi? Allora, noi siamo venuti ad aiutarti perché stasera dobbiamo fare sì, una grande cosa. Sì. Allora, dobbiamo fare la più grande donazione, dobbiamo entrare nel Guinness dei primati perché adesso tutti con i telefoni fuori, voglio vedere con il flash se ci avete tutti, chi è che non c'è un telefono? Vai, tutti con i telefoni. C'è da fare una donazione perché dobbiamo piantare degli alberi per salvare il mondo. Ed Elisa, io farei un applauso a questa donna che è da sempre vicina all'ambiente. Brava Elisa. Allora, tiriamo fuori tutti i telefoni come i concerti di Gigi D'Alessio, pronti? Ehi, se vuoi... Ti faccio una cosa che non è mai successa, facciamo una donazione anche noi, quindi tiriamo fuori dei soldi anche noi, ci rovina l'immagine. Ci rovina l'immagine. È un danno all'immagine che stiamo per fare, ci diamo dei soldi anche noi. Quindi aprite tutti i messaggi, la cartella ovviamente dei messaggi, allora, inviate questo messaggio al numero. Sì, però a me, aspetti, io non mi fido di questi. Ragazzi, su quei telefonini dobbiamo tutti fare i telefoni. La donazione. Voglio vedere le luci, la luce non si paga, non arriva la bolletta. Coi telefonini, siete pronti? Allora adesso aprite i messaggi e digitate al 45590, così lo possono fare anche a casa, lo ripeto, 45590, un sms, e questo sms aiuterà a piantare un albero per salvare il nostro pianeta. Fatelo tutti anche qui, belli e stupendo tutto questo, guardate. 3, fatelo. 2, 1, votate! Vai, che votate. 45590, grazie, lo stanno facendo tutti, vedo, vai, continuate, possiamo stare tutto il tempo, fino a quando non lo fate non ce ne andiamo. Sì, ma io non mi fido di questi a me.
Allora, cioè, siccome non ci fidiamo, Elisa, noi ci andiamo adesso tra il pubblico a controllare che tutti l'abbiano fatto. Ma no, sì, certo che lo faranno. Vabbè, io mi fido, ma siamo qui anche per farti dire una cosa, perché lui me l'aveva promesso. Ha detto, andiamo e facciamo dire a Elisa che il 28 dicembre usciamo al cinema. Elisa, scandisci bene, perché a casa c'è gente che è già arrivata al terzo litro di Tavernello, quindi stai un po'. Comunque siamo alla vigilia di Natale, capito? Cioè, la gente puzza di fritto, non ha più la percezione di sensi. Il 28 dicembre come buono scoglio e poi andiamo a controllare se hanno fatto la donazione, prego. Il 28 dicembre andate a vedere al cinema il film di Pio e Amedeo. Grazie Elisa, grazie mille! Grazie mille! Auguri a casa, auguri di buon Natale a tutti! Mangiate, mangiate! Però l'inglese un po', magari. Sì, allora sappiamo dire una cosa, sappiamo dire una cosa in inglese lì. Cosa? Merry Christmas! And Happy New Year! Come si dice? Sono tutti in italiano. Arriviamo! Buon Elisa. Natale a tutti! Grazie Elisa! Dio Amedeo! Ti vogliamo bene, buonanotte! Buon Natale, buone feste! Sarà che il tempo per la fine proprio non ci sfiora, no? O forse solamente il cielo quando si colora un po' di più. Ti capirei se non dicessi neanche una parola. Mi basterebbe un solo sguardo per immaginare il mare blu e e chiedimi tu come stai e se domani partirai. La solita pubblicità, quella scusa per farti un po' ridere. Sì che sarò pensante che ti porterà una piccola felicità, quella stupida voglia di vivere. Sarà che tra tutto il casino sembra primavera, sarà che la vertigine non mi fa più paura e guardo giù. Tu e chiedimi tu come stai. E se domani partirai, portami sempre con te. Tra le luci di mille città, tra la solita pubblicità, quella scusa per farti sorridere. Sì che sarò quell'istante che ti porterà una piccola felicità, quella stupida voglia di vivere. Ti ho pensato un po' più forte nella notte ancora mille volte. Quella musica risuona in ogni parte nella notte. Forse sei tu tra le luci di mille città, tra la solita pubblicità, quella scusa per farmi un po' arrivare.
Adesso vorrei chiamare un amico con me sul palco perché canteremo una sua canzone che a me piace tantissimo, veramente tantissimo. La trovo bellissima, emozionante. Non la voglio spoilerare, ma secondo me sarete contenti. Tommy? Caso sparissi e io non sapessi più con chi parlare, dopo tre giri cosa dovrei fare? Non mi va di ricominciare, non mi va di sentirmi male. Hai capito chi sei? Sei convinto il mondiale da quando ci sei? Sei la nazionale del 2006, ma dentro casa col vestito da sposa. Se il finale migliore di tutti i film che possiamo guardare prima di andare a dormire. Le mani nel cielo, Milano! E chiudendo gli occhi immagino, immagino il fiume vicino. Tu che parti per un viaggio, io che innaffio le piante aspettando il tuo ritorno. Tra le nuvole di un telefono che suona, non risponde ancora presto la Corea del Nord. Non potrà fermare tutto questo. E se per caso mi dovessi svegliare colpito da un proiettile al cuore, inseguito da strane cose, mi passerebbe abbracciarti sotto le coperte o sul divano, toccarti la mano e sentirti il respiro per risare bene, tornare a dormire e ritornare a sognare. E chiudendo gli occhi immagino, immagino un fiume vicino. Tu che parti per un viaggio, io che innaffio le piante aspettando il tuo ritorno. Sguardo perso tra le nuvole di telefono che suona, non risponde ancora presto la Corea del Nord. Non potrà fermare neanche questa nostra stupida, stupida canzone d'amore che ti ascolti quando piangi mentre fai la doccia, quando sei da solo e ti senti bene. Senti pronta per la vita che ti aspetta. Sto tornando, spegni tutto, la Corea del Nord. Oh, non potrà fermare tutto questo. Ed è bello così. Stupida canzone d'amore, ed è bello così, anche se può ti fa ridere questa nostra stupida canzone d'amore, ed è bello così, anche se può ti fa piangere questa nostra stupida canzone d'amore. Grazie mille.
Voglio bene. Anch'io, Tom, ti ciao. Vogliamo bene, Tommy, ciao. Grazie. Ciao. Tommaso Paradiso! Un classico di Natale. Sono molto fortunata, questa sera è veramente Natale per me, perché tanti amici incredibili sono venuti qui a trovarmi e spero che anche per voi sia veramente una serata memorabile, bellissima, perché per me davvero, davvero, davvero lo è. Adesso ho il piacere di chiamare qui sul palco una sorella e per me anche un'istituzione, l'ho già detto.
lo ci ha detto altre volte, perché, perché la sua musica, il suo scrivere, il suo linguaggio hanno ispirato tantissime donne cantautrici e tantissimi giovani, tantissime persone. La sua musica ha toccato tantissime persone e tocca tantissime persone. Una sperimentatrice, una ricercatrice, una pioniera anche di un linguaggio che ha davvero inventato lei in questo paese. Carmen Consoli. Buonasera. Buonasera Elisa, buonasera. Buonasera. Buonasera Milano. Buonasera. Complimenti. C'è un'emozione dietro l'altra qua. Veramente. Sì, sì. Grazie per le belle parole, amica mia. È così, lo sai che penso questo? Tutto corrisposto. Oh. Ma perché poi sì, vabbè, ogni volta che vado aspetta, mi dai le cose buone. Perché gli sei siamo un po' baciate. Un pochettino, ecco. Sì. Aspetta, perfetto. Perfettissimo. Poi qua chissà cosa ho fatto. È molto rock questa cosa. Sì, del rossetto un po'. Tra un po' avremmo mangiato pasta col sugo al pomodoro, tra un po', tu e io. Infatti. Pensa che bel primo piano che diventa. Chiamiamo la chitarra noi. Oh. Grazie. Elisa, scusa sì, le spalle. Sì. No, ma figurati. A me sembra un sogno. Suonati dal vento.
Carmen, grazie. Dovrai tornare presto perché altrimenti mi mancherai e cadrò in depressione. Vieni a Catania che ti facciamo una bella caponata. Ha detto venite tutti, l'ho sentita, ve lo giuro. Tutti a Catania! Wow! Sing to sing.
Grazie, grazie a questo momento straordinario, Eleonora Bagnato e Giulia Balzaretti insieme. Straordinarie, straordinarie. Grazie. Ma grazie a voi. Grazie, sei meravigliosa. No, voi siete meravigliose. Io ho pianto quando vi ho visto oggi alle prove, perché eravate veramente una visione di dolcezza, di bravura. Ti sei divertita, Giulia? Molto. Sì, che bello. Wow. Io il coro Artemisia. Il coro, e grazie ai coreografi Simone Repele e Sasha Riva, due emergenti italiani. Ci tengo molto a dirlo. Grazie a te. Fantastici, fantastici tutti. Grazie di averci aiutato in questo spettacolo bellissimo. Il vostro contributo prezioso. Eleonora Bagnato, Giulia Balzaretti. Grazie. Accompagnate dal coro Artemia a cappella, diretto dal maestro Denis Monte. Forse non sai quel che darei, perché tu sia felice. Piangi lacrime di creme invisibili che solamente gli angeli san portar via. Ma cambierà stagione, ci saranno nuove rose e ci sarà. Yeah.
mai. Per quanto possa fare male, in fondo sai che sei. E dare tutto e dare tanto quanto il tempo in cui il tuo segno rimarrà. Questo nodo lo sciolga il sole come. Allora, l'emozione qua sale sempre di più, io sono veramente oltre la felicità, piena di bellissime sensazioni, bellissimi pensieri. Voglio ricordare ancora il motivo per cui è nata tutta l'idea di questo spettacolo, la nostra raccolta fondi per piantare alberi, per continuare a piantare alberi in Italia. Se volete farne parte, se volete aiutarci con Legambiente, questo fondo si chiama Music for the Planet e lo abbiamo fatto partire noi. Donate attraverso un SMS o da rete fissa, chiamando da rete fissa al 45590. Grazie a tutti per quello che potrete fare. Ma adesso le sorprese non sono finite. E vorrei chiamare qui con me sul palco degli amici nuovi con cui canto per la prima volta, in effetti. Loro stanno avendo un successo straordinario e lui ha una penna piena di emozione, di creatività. È stato anche recentemente premiato per questo. I signore e signori, i Pinguini Tattici Nucleari. Grazie mille.
Ciao Riccardo, grazie per essere Ciao. Qui ancora. Grazie a te, a voi, siete un pubblico bellissimo. Sì. Ci sediamo qui. Oh, che emozioni questa sera. Ok, adesso anche questa è una canzone bellissima, ma non posso svelare, no, non svegliamo niente. Allora, musica, maestro. Se mai visto piangere, sappi che era un'illusione ottica. Stavo solo togliendo il mare dai miei occhi, perché ogni tanto per andare avanti sai, bisogna lasciar perdere i vecchi ricordi. Mi chiedi come so e non te lo dirò, il nostro vecchio gioco era di non parlare mai, come due serial killer interrogati all'FBI. I tuoi segreti puoi a chi li racconterai, tu che rimani sempre la mia password del wifi, e chissà se lo sai insieme. E per favore non piangere e non ci rimanere mai, che noi due ci conosciamo bene dalla prima elementare, e scrivevo tutti i miei segreti col pastello bianco sul diario. Speravo che venissi a colorarli e ti giuro sto ancora aspettando. E se mai visto ridere, sappi che era neve nel deserto, ma ormai di questi tempi non mi stupisce niente. Ti chiedo come stai e non me lo dirai, io con la Coca-Cola, tu con la tisana dai, perché un addio suona troppo serio, allora ti dirò bye bye. Seduti dentro un bar così litigherà per ogni cosa, pure per il conto da pagare, lo sai mi mancherà, yeah. E per favore non piangere e non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene dalla prima elementare. Le scrivevo tutti i miei segreti col pastello bianco sul diario, speravo che venissi a colorarli e ti giuro sto ancora aspettando. Tu mi hai insegnato la differenza tra e io non la dimenticherò più. E ti auguro il meglio, i cieli stellati, le notti migliori e le docce di altri, dove tu forse non suonerai più. Per favore non piangere e non ci rimanere mai, ci conosciamo bene dalla prima elementare. Le scrivevo tutti i miei segreti col pastello bianco sul diario, speravo che venissi a colorarli e ti giuro sto ancora aspettando. Piangere, non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene dalla prima elementare. E scrivevo tutti i miei segreti col pastello, e ti giuro sto ancora aspettando. Grazie.
grazie, grazie Riccardo, i pinguini tattici nucleari, wow, che momento meraviglioso ragazzi, grazie, 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 meravigliosi, wow, wow. Perché di noi non ci siamo mai detti le parole, non ci siamo mai detti le parole giuste, e anche per sbaglio città è piena di fontane, ma non sparisce mai la sete, sarà la distrazione, sempre sale in bocca, la città è piena chiudono sempre e rimango solo io a dare il resto al mondo, se in mezzo alle strade o nella confusione piovesse il tuo nome, io una lettera per volta vorrei bere in mezzo a mille persone, stazione dopo stazione. Per davvero, non ci siamo mai presi per davvero in giro, neanche per sbaglio. Il tuo deserto che mi annaffio da sempre, e sarà la mia missione. E ora un fiore nella bocca, se in mezzo alle strade io avessi il tuo nome, io in mezzo a mille persone, stazione dopo stazione, se non scendo quella giusta è colpa mia, ma senza te chi sono io, un mucchio di spese impilate, un libro in francese. Un ospite speciale che mi incanta per l'intelligenza, l'eleganza e per la delicatezza. E poi mi piace molto il suo canto, il suo modo. E allora abbiamo pensato di fare insieme una canzone d'altri tempi, che forse quell'eleganza ce l'ha un po' insita. Interpreteremo una canzone che cantava appunto Frank Sinatra, che quando viene Natale a me piace sempre ascoltare Frank Sinatra. Ma adesso vorrei accogliere sul palco Drusilla. Stand the line, and if you think you have the time to spend an evening with me,
someplace to dance. I know that there's a chance you'll come believing with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Spot it all by saying something stupid like I love you. I can see in your eyes that you despised and had no lies you heard the night before. And though it's just a lie to you, for me it's true and never seems so right before. I practice every day to find the clever lines to say to make them come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all to say something stupid like I love. Che bello, mamma mia, quanta gente! Vedi? Che belli! Vedi? Oddio, ragazzi! Allora, sì. Beh, allora. Allora, buona, lo rifaremo, lo rifaremo. Sì. Buon Natale, io di. Buon Natale! Direi. Sì, sì. Ma io vi auguro anche tanti sentimenti e pensieri colmi di libertà. Per il mondo anche, per tutti. Sono d'accordo. Sei d'accordo? Oh sì. Tanti pensieri colmi di libertà dentro a tutti i pacchi di Natale di quest'anno. Sì, colmi di libertà. Colmi, stracolmi. Pieni, va bene? Sì, promesso? Promesso. Ciao baby. Buon Natale Drusilla. Buon Natale. Grazie. Ciao maestri, grazie. Ciao. Ciao. Fatevi sentire per Drusilla. Hallelujah.
strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew
siamo fortunati, siamo veramente fortunati ad avere davanti voi. Allora, adesso facciamo una canzone nuova, una canzone che riguarda il Natale, ma è per un Natale un po' più dentro, più dentro che fuori. Quelle cose che si sentono dentro che a volte non si dicono. Basta, non dico più niente. Vai. Grazie a tutti, grazie. Che è venuto a trovarmi ancora un'altra leggenda della nostra musica, della musica italiana. Prima di andare ad accoglierla, voglio che siate pronti ad accogliere una dea della musica italiana.
una vera dea. Ornella, guarda, guarda la stand innovation per te. Allora devi sapere. La stand innovation. Vi ringrazio molto. Beh, adesso è la volta della natura. La natura è più forte di noi. È più forte di noi, sì, anche ma io lo molto credo. Più forte di noi. Mettiamoci qui a sedere che così. Per esempio, se noi dovessimo sparire, la natura ci sarebbe ancora. Sì. Cioè, la natura se ne frega di noi, perché lei rinasce sempre. Siamo noi più fragili nei suoi confronti. Ecco perché dobbiamo rispettarla. Beh, vengo a sedermi qui perché ho sbagliato lato, ma intanto sei bellissima. Comunque sei venuta con le scarpe incredibili che le vorrei anch'io, un male ai piedi pazzesco. Chic in ogni caso. Chic. Chic. Beh, allora partiamo. Partiamo. Okay. So che ti amerò per tutta la mia vita, ti amerò in ogni lontananza, ti amerò e senza una speranza, io so che ti amerò ed ogni mio pensiero è per dirti che io so che ti amerò per tutta la mia vita, io so che piangerò ad ogni nuova assenza, piangerò, ma il tuo ritorno mi ripagherà dal male che l'assenza mi farà. Essere con te per tutta la mia vita. Io ti lascerò, tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso, le tue dita allaceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte e ho sentito il tuo bisbiglio amoroso e ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato. Io resterò solo presente, la tua voce è assente, la tua voce era serenata. Io so che soffrirò la pena senza fine, camminerà il desiderio con te, con te.
ci hai mandato. Ricordiamoci il profumo dei boschi. Il profumo dei boschi è meraviglioso. Grazie ancora Ornella, grazie. Don't you shut your eyes, don't hide your heart behind. Because you can count on me as long as I can breathe. Carry you through the night and the storm. Give you love, all my love in return. I can jump over buildings, look into miracles. I can unravel it, but I would take one for you. You've got to be sure that I would. I've fallen from grace, I'm much less a saint. Oh no, I'm a superhuman, that's just in the movies. I know I carry you through the night, through the storm. Gonna give you my love, all my love, all my love in return. Jump all the buildings, but look into miracles. I cannot run a bullet, but I would take one for you. Adesso vorrei presentarvi qualcuno che per me è veramente, veramente un grande.
Di solito siamo abituati a vederlo in compagnia di Aldo e Giacomo, in un trio, che in questi anni ci ha fatto sempre ridere e divertire. Ma io da qualche tempo sono diventata una sua fan sui social per il modo straordinario in cui si batte per l'ambiente, in cui lo difende, lo racconta. I suoi video sono bellissimi e interessantissimi. In una serata come questa ci tenevo proprio tanto alla sua presenza. Forum, fatevi sentire per Giovanni Storti. Grazie per essere qui Giovanni, per aver accettato l'invito. Io ti seguo come credo tanti. Se vuoi sederti anche qua vicino a me, ti ascolto. No, allora, sto qua io. La vita media di una specie sulla Terra è circa di 5 milioni di anni. Ecco, noi siamo arrivati da 300.000 anni e già scricchioliamo. Pensate, le piante sono qui da 400 milioni di anni. Ma come fanno? Beh, perché le piante si accontentano. Le piante hanno bisogno di poca energia, anzi l'energia di cui hanno bisogno se la costruiscono da sole. Se ci sono risorse, crescono, e se non ci sono risorse, non crescono. Vedete, quest'albero cresce per circa 4-5 anni, cresce abbastanza bene, vuol dire che c'è energia, c'è luce, c'è nutrimento. Poi un anno cresce tantissimo, chissà perché, forse è per il triplete dell'Inter, non so, magari, non lo so. Poi 4-5 anni cresce abbastanza bene, gli ultimi anni sono disastrosi, probabilmente sono gli ultimi anni di siccità che questo albero ha avuto. Ecco, quindi che cosa si può dire? Si può dire che le piante sono un colpo geniale di sopravvivenza, anche per noi, perché se voi ci pensate gli alberi ci hanno creato il mondo dove noi viviamo, no? Hanno creato l'atmosfera che noi respiriamo, senza gli alberi noi non potremmo respirare, non solo loro, continuano a perpetuarla, sentite questa parola, perpetuarla. Senza per esempio il cibo, direttamente o indirettamente ci viene dalle piante. Senza piante niente cibo. Il materiale da costruzione, l'energia che muove la nostra tecnologia ci viene dalle piante. La medicina, il 98% dei principi attivi della nostra medicina ci arriva dalle piante. Per cui sono veramente un'idea geniale di sopravvivenza. Ma poi anche se ci pensate, anche culturalmente, anche socialmente, no? Se pensate ai miti che abbiamo, Tarzan, no? Tarzan gira nella giungla attaccato alle liane. Senza liana cosa fa? Si attacca alle tende di casa? Ma anche la scienza, no? Pensate a Newton. Newton è lì sotto il melo, gli cade una mela in testa, gli viene un'illuminazione e scrive la teoria della gravità. Se gli cadeva in testa una tegola, addio Newton e addio teoria. Eravamo, no? Messi, esatto, un po' male. Sì, così. Ma pensate anche la musica, no? Sì. A parte gli ottoni, quasi tutti gli strumenti sono di legno, è vero. Sono di legno. Il cinema, signore, le prime pellicole erano di cellulosa, no? Quindi senza le piante non ci sarebbe, non so, ci sarebbe Woody Allen, non ci sarebbe Scorsese, non ci sarebbe Tarantino, non ci sarebbe Tre uomini in una gamba, signori. No. Per cui piantate alberi, amate gli alberi, tenete da conto gli alberi, perché senza gli alberi noi siamo spacciati. Ciao a tutti. Giovanni, ciao. Grazie del tuo intervento bellissimo. Giovanni Storti! Se non lo state ancora facendo, seguitelo, perché il suo canale è fantastico e si imparano un sacco di cose. Vi racconto una piccola storia. Nel 1992 Lorenzo Giovanotti e Luca Carboni si unirono in un tour congiunto
realizzarono una cover di More Than Words degli Extreme con un testo in italiano che sottolineava le contraddizioni del Natale. Ci tenevo a proporla questa sera con un mio amico con cui abbiamo già condiviso in più occasioni canzoni e palchi. Tra l'altro siamo proprio a casa sua qui. Forum, date il benvenuto al mio amico Arcomi. Buonasera Milano. Tempo, a tempo, molto
Grazie a te, Elisa, a tutti voi. Grazie, Vittorio. Grazie a te per essere qui, grazie davvero. E buon Natale! Argomi! Fai uno, devi sentire! Yeah.
Wow, che festa incredibile. Grande, grande, un applauso a questa band incredibile. Thank you.
grazie. Emozione enorme, ragazzi. Grazie, wow. Vorrei ricordare anche tutte le persone a casa, a cui auguro ancora buon Natale, ancora una volta, di fare una donazione, una donazione al 45590 per piantare un albero, ma poi in realtà, ripeto anche, a parte che in questo momento approfitto anche per togliermi le scarpe perché questa finzione deve avere una fine, e quella fine è proprio ora. E non potete capire il dolore. Sì, certo. Ok, adesso facciamo un... Oddio mio. Facciamo un sondaggio. E quanti capiscono il dolore di queste scarpe, che ha provocato queste scarpe? Ecco, vedete? È proprio una cosa un po'... Allora... E questa è l'altra. Oh. Oh, 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 oh. Un po' simile alla risata di Babbo Natale, no? Oh, 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 oh. No, beh, in realtà sì, ok piantare un albero, però in realtà il regalo è cercare di pensare in maniera un po' più cosciente tutti i giorni, ognuno per come può, ognuno con i suoi mezzi, nella vita che fa, ognuno di noi cercare di fare il massimo. Già questo sarebbe veramente, veramente una rivoluzione, se tutti noi potessimo pensare alle conseguenze sull'ambiente, le conseguenze negative delle nostre azioni sull'ambiente. Ripeto, senza pensare magari no, non lo posso fare perché non ho i mezzi, in realtà sì, li abbiamo. Dobbiamo trasportare quella cosa nella nostra vita senza pensare che sia una cosa chissà che. E questo, credetemi, veramente trascinerà le multinazionali, trascinerà i governi, perché noi abbiamo un grandissimo potere, le nostre scelte. Noi pensiamo di essere piccoli, sì, ok, ma siamo miliardi. Miliardi di noi. Miliardi di noi insieme possiamo fare un'enorme differenza. Quindi grazie se pianterete un albero, ma grazie ancora di più se attuerete in voi il cambiamento e prenderete coscienza del vostro potere. Lascio naufragare un ridicolo.
sentire fa rumore, fa rumore camminare fra gli ostacoli del cuore. Quante cose che non sai di me. Quante cose che non sai di me, quante cose che non vuoi sapere, quante cose da buttare nel... Dicembre del 1988, il Time, una celebre rivista americana, decide di nominare persona dell'anno la Terra in pericolo d'estinzione. Per la prima volta nella storia, in copertina non andò una persona. In quel periodo c'era stata un'escalation di problemi ambientali e sociali di varia natura, come guerre, inquinamento atmosferico e deforestazione. Scosso da quelle notizie, Michael Jackson scrisse un inno alla Terra. Earth Song, che oggi, a 35 anni di distanza, purtroppo suona più attuale che mai. E io voglio salutarvi, lasciando sotto l'albero questo messaggio d'amore per il nostro meraviglioso pianeta. Ma non lo farò da sola. Lo farò insieme a tutti voi. Appena partirà, la riconoscerete e canteremo tutti insieme. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for their daily races, they're going nowhere, going nowhere. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very hard work. Saluto a Vittoria che è qui al suo primo concerto. Ragazzi, è importante che la carriera dei concerti di Vittoria prosegua bene, quindi facciamo tutti insieme, ok? Allora, intanto tutti per Vittoria. Per Vittoria al suo primo concerto i Pip! Together.
difficile smettere questa cosa. Vi vorrei presentare la band che ha suonato per voi questa sera. Però manteniamo questa energia altissima perché siete incredibili. Al primo violino, Caterina Cocco. Al secondo violino, Alessio Cavalazzi. Alla viola, Matteo Lipari. Al cello, Valentina Sgarbossa. Al contrabbasso, Simone Giorgini. Alle percussioni, Massimo Santonocito. E Andrea Fontana. La nostra incredibile sezione fiati, capitanata da al trombone Gianluca Petrella. Salamone e Andrea Regnat.
buon Natale a chi ci segue da casa, a chi ci ha seguito in questa festa pazzesca, meravigliosa. Peace! Vi voglio bene, ciao, grazie!